Josh, are you in there? No one comes to visit anymore. Who are you? I wish I could remember. Who left you here all alone? Everyone else is gone. Don't blame them. You can understand, can't you? It's hard to watch something die. Tell me what you need. I'll see what I can do. So difficult to remember. The warm sunlight dancing on the water. The smell of cotton candy in the air. And the sound of wind blowing through the trees. Find them for me, and I'll give you what you need. How will I know when I found them? Three small windows of better days. You'll know when you see them. Okay, I'll look around. You have a kind voice. Bene, 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 bene. Faremo la conoscenza di questa donna misteriosa che ci parla attraverso questa porta distrutta. Non sappiamo chi è. Potrebbe essere chiunque, potrebbe aver fumato qualunque cosa, dato quello che ci ha chiesto. Ci dice di recuperare tre ricordi. Beh, l'unico modo di conservare ricordi attualmente sono o registrazioni video, o foto, o audio. Quindi, dicendo finestrine sul tempo, la prima cosa che ci viene in mente sono appunto delle foto, delle cartoline. Quindi sarà proprio quello che dovremo cercare. Cercare tre cartoline per riuscire ad andare avanti. Cominciamo con le stanze. Ecco qui. Qui troviamo un messaggio. Questo messaggio dice: non riesco a vedere il mio volto. Forse si pone la 304. Controlleremo. Vediamo un po'. No, non c'è nient'altro. Possiamo uscire. Ecco, di fronte. Qui troviamo un biglietto. Sam, non so come ringraziarti per tutto il duro lavoro che hai fatto per restaurare l'atrio. La mia malattia continua a peggiorare, ma è un gran sollievo per me sapere che io e la mia Carol troveremo conforto nel bellissimo giardino che hai creato. Grazie infinite, Clayton. Con questo messaggio si apre tutta una serie di vicende alla Beautiful, perché leggeremo poi altre lettere, altre note collegate a questi personaggi, e che praticamente fa sembrare tutta una grandissima soppopera. Quindi tradimenti, corna e controcorna. Ok, queste due sono state esplorate, non c'è altro. Dobbiamo andare di qua. Questi ragnetti, guardateli, guardateli. Che schifo. Passiamo in questa apertura sul muro e in quest'altra fessura, in modo da girare le macerie, e passiamo di qua. Ok, siamo nella 307. Qui non c'è niente da recuperare. Abbiamo però il bagno aperto, ma pare non ci sia nulla. No. Chi l'ha lasciato così? Orribile. Chiusa. E questa invece si apre. Non tutti i bagni contengono qualcosa, infatti parecchi saranno vuoti. Qui però c'è un altro biglietto. Carissimo Sam, non so descriverti com'è cambiata la mia vita da quando ti occupi dell'atrio. Con la malattia di Clayton che pian piano mi esaurisce, mi sono sentita così perduta e sola. La tua presenza e questo tuo regalo di ripristinare il giardino sono l'unico raggio di sole nella mia vita stanca e mi danno gioia. Grazie per le tante meravigliose serate che abbiamo passato insieme. Sarà diverso, più bello, quando non dovrò più fingere. Con tutto il mio amore, Carol. Come vi dicevo, questa Carol, che in realtà sta con Clayton, cerca un altro tipo di attenzione da questo Sam, che è l'amico di Clayton, che sta ripristinando il giardino. Quindi comincia qui questa specie di soap opera. Qui c'è un messaggio. La 305 mi spaventa. Ci ho lasciato il mio anatroccolo. Può essere molto subliminale questa frase, devo dire. Vabbè. Usciamo. Esaminiamo la stanza accanto. No, bloccata. E quindi dobbiamo andare avanti. Qui c'è addirittura un dirupo, un fosso, quindi il pavimento è distrutto e non ci resta che andare di qua e sfondare queste assi.
Eccoci qui. In questo modo saremo in una delle stanze che prima non era accessibile dall'esterno. Proviamo prima se per il bagno. No, non funziona. E cosa abbiamo qui? Abbiamo un buco nel soffitto che possiamo tranquillamente raggiungere con, ecco, con questo armadio. Penso di poter arrampicarmi su queste macerie, sembrano abbastanza stabili. E lo facciamo. Ecco qui, saremo quindi al quarto piano, con le stanze numerate con il 400, e vediamo un po' cosa è possibile recuperare. Vi consiglio di stare attenti al cambio delle armi, perché contro alcuni nemici sarà utile utilizzare appunto l'ascia da pompiere, mentre contro altri potrebbero comparire delle infermiere in questo... in questa sessione dell'hotel, e lì è consigliabile usare il coltello perché l'ascia è un po' troppo lenta rispetto a loro. Qui troviamo una sedia a rotelle con un biglietto. Carol, è difficile per me trovare le parole giuste. Il mio corpo era a pezzi e adesso hai spezzato anche il mio cuore. Non so perché. Io ti ho amato incondizionatamente. Ti ho dato tutto quello che avevo e pensavo che mi amassi anche tu. Si vede che era uno sciocco. Ci sono delle cose su Sam che non sai, e se le sapessi, ti garantisco che la penseresti diversamente. Vorrei perdonarti, Carol, ma non posso. Non mi è rimasto assolutamente niente. E quindi Clayton ha scoperto di avere le corna. Mi dispiace. Cos'è lì? Sti maledetti, ecco, si è attaccato. Schifosissimo. Ecco qui. Perfetto. Niente, questa è chiusa. Qui c'è un altro biglietto. Avviso di consegna, ospedale di Alchemilla. Due bombole di ossigeno sono state prelevate e sostituite con due bombole piene per la suite del signor Doyle. Quindi ok, sappiamo che incontreremo delle infermiere prima o poi da queste parti. E difatti, eccone una. Come vi dicevo, in questo caso usare l'ascia sarebbe stato molto molto complicato, perché loro sono capaci di attacchi molto veloci, quindi è sconsigliabile appunto fare cose di questo tipo. Utilizzate piuttosto il coltello ogni volta che vedete un'infermiera, perché loro sono dannatamente veloci e quindi non ci lasceranno assolutamente spazio per un contrattacco. Qui non possiamo fare altro, quindi dobbiamo andare avanti. Chiusa. Chiusa. Chiusa, e possiamo entrare solo in questa stanza che era già aperta. Lì dove è venuta fuori l'infermiera. Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo un armadio che è possibile spingere per rivelare un'altra apertura nel muro. Ma prima di entrare qui, voglio dare un'occhiata qui in giro. Cosa abbiamo? Non molto, abbiamo solo le porte che danno sulle scale e che non sono accessibili. Ovviamente l'ascensore non la controllo perché è andata distrutta. Quindi passiamo per la voragine qui nel muro, per ritrovarci nella stanza accanto, che è la 404. Vediamo un po' se c'è qualcosa da recuperare. Niente. Entriamo in bagno. Questo deve essere uno dei suoi ricordi perduti. C'è un messaggio sul retro. Come mi mancano i bei tempi passati, prima che mi ammalassi. Dalla finestra vedo una grande quercia. Le foglie sono fiammeggianti, gialle e rosse. Ogni giorno ne cadono di più. Quando il sole è basso, le ombre dei rami si spostano sulle pareti, ma subito dopo l'oscurità riempie la stanza. Per favore, vieni a trovarmi presto. Voglio condividere un ultimo ricordo con te, finché posso. Con amore. E abbiamo la cartolina di Alchemilla. E questo sarà il primo dei tre ricordi, quindi la prima delle tre cartoline che è possibile recuperare. Una volta prese tutte e tre, potremo finalmente mettere una croce su questa
storia delle cartoline e proseguire. Comunque, recuperata questa cartolina, torniamo indietro. E vediamo che qui ci sono questi ragnetti che proseguono in quella direzione. Magari io non seguo Harry Potter, ma se non erro era Ron che a un certo punto seguiva i ragnetti, giusto? No. Ron forse era quello che aveva paura dei ragni e a loro veniva consigliato di seguirli. Sì, una cosa del genere, seguiamoli. Ecco, pare che vanno nella stanza di là. Proviamo a seguirli e vediamo che succede. Nessuno si aspettava Pyramid Head in Silent Hill Coming. Nessuno, anche perché veniva associato ad una proiezione mentale del protagonista di Silent Hill 2. E invece pian piano che si prosegue nei capitoli della serie sembra diventare sempre di più un personaggio affermato e astratto dalla astratto dalla fantasia di James. Quindi non fa parte della fantasia di James. Sarebbe un vero e proprio personaggio, una sorta di punitore, se vogliamo, che per qualche motivo ha preferito risparmiare Alex. Vediamo cosa abbiamo qui. Siamo nella 405, dobbiamo passare nella 407. Ecco qui. Qui non c'è molto, andiamo nel bagno. Non c'è niente di particolare. E uscendo saremo dall'altra parte delle macerie, quindi niente di particolare. Qui però troviamo delle assi che possiamo rompere tranquillamente. Fino a recuperare un altro siero nella sua fantastica valigetta. Ecco qui. No. Schifosissimi. Ho lasciato tutta la schifezza del coso lì sulla parete. No. Vabbè. L'unica alternativa che abbiamo, visto che di qua non c'è uscita, è prendere le scale. Per prendere le scale dobbiamo prima distruggere queste tavole di legno. Ma non possiamo scendere. Primo perché abbiamo già esplorato il piano di sotto, quindi sarebbe anche inutile tornarci con le scale. E poi perché è distrutto, quindi possiamo soltanto salire. Ecco qui.